10 frasi che i narcisisti odiano. 10 affermazioni che i narcisisti odiano e che quindi tu puoi usare per stuzzicare, per generare, diciamo, emotività. Bene, prima cosa però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei miei video, seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo che ti puoi abbonare al canale o puoi fare una donazione. E ovviamente metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. E veniamo al tema. 10 frasi o 10 affermazioni che i narcisisti odiano. Allora, la prima affermazione che i narcisisti odiano sono tutte le lodi per gli altri. Perché il narcisista vive in questo stato mentale sempre, come possiamo dire, estremamente negativo, estremamente nefasto, per cui lui pensa che fare una lode agli altri voglia dire sminuire se stesso. A questa non è così in realtà, non è che se io lodo un altro, cioè devo scarseggiare devo dire che un altro fa schifo, assolutamente no, ma in questo in generale, se dico che bravo Messi, per dire nel calcio, non è che sto dicendo Ronaldo fa schifo, sto dicendo che bravo Messi, e questo è. Il narcisista invece ha questa visione distorta della realtà per cui pensa che nel momento in cui tu lodi un'altra persona, automaticamente squalifichi lui. E allora usa questa cosa, anzi, loda le persone che magari hanno un'attinenza con lui. Se lui fa, che ne so, il commercialista, loda un altro commercialista. Se lui fa l'avvocato, loda un altro avvocato. Se lui fa il catramista, loda un altro catramista. Questo è importante perché lo mandi completamente in tilt, no? Perché hanno, e tra l'altro ti rendi conto che, diciamo, trattasi appunto di narcisista, anche se nessuno lo diagnosticherà mai, perché i narcisisti non vanno a farsi fare le diagnosi, però te ne renderai conto perché lui se ne renderà conto per il semplice fatto che avrà questa, diciamo, tendenza, se vogliamo, a sviluppare rabbia quando viene lodato qualcun altro. E sembra veramente strano, ma i narcisisti hanno proprio questa modalità operativa che se uno ci pensa bene è assurda, eppure i narcisisti ce l'hanno. Cioè quella veramente di pensare che se io faccio un complimento a un'altra persona, cioè, significa che a lui sto squalificando lui. E questo, ripeto, teoricamente non ha nessun senso, eppure per i narcisisti ha senso, perché loro vivono in questo modo, agiscono in questo modo e non hanno altre modalità di agire. Ecco, quindi questo. Tienilo presente che è un punto importante, un punto fondamentale che devi prendere in considerazione quando hai a che fare con i narcisisti. Hanno proprio questa modalità e non c'è niente da fare, non ne vengono fuori, non riescono a fare diversamente. Quindi questo è uno, direi, dei punti fondamentali. Imparare a lodare altre persone, è molto importante per quanto riguarda i narcisisti, diciamo, no? Perché automaticamente li mandi in tilt. La seconda cosa che i narcisisti odiano, la seconda frase, diciamo, è non è vero quello che stai dicendo. Anche questo per un narcisista è un affronto. Perché osi mettere in dubbio, diciamo, è un reato di lesa maestà, no? Osi mettere in dubbio la maestà del narcisista, il fatto che lui ha tutte queste caratteristiche, quindi diventa un qualcosa di estremamente negativo, insomma, per un narcisista. E poi un'altra cosa che i narcisisti odiano è, guarda, mi spiace, ma non lo faccio.
Terza cosa, se tu gli dici non faccio questo, non mi interessa farlo, non lo farò mai, è un altro bel modo per mandare d'intilt i narcisisti. Altra cosa, guarda, non posso fare questo. Uno non lo voglio fare, l'altro non posso farlo. Perché per un narcisista dirgli non posso fare una cosa, per lui diventa nuovamente un grande affronto. La quinta frase, questa domanda in tilt, è dirgli hai perso, che sia il gioco, che sia che hai comprato un qualcosa, hai perso, è un qualcosa che cioè, lo manda in depressione praticamente, proprio perché il narcisista quando va in tilt lo mandi proprio in depressione. Oppure, sesta, ti sbagli, questo è semplice. Prova a dirti sbaglio un narcisista, vedrai come si scatenerà la rabbia. E un'altra frase è la settima, riferito al narcisista stesso, non mi interessi, o qualcosa che il narcisista ti propone, non mi interessa, li manda in apatia totale, perché quello che i narcisisti tollerano meno è proprio l'indifferenza, il fatto di non interessare qualcuno. E quindi utilizzala questa frase perché è veramente fantastica per mandarli in tilt, per mandarli KO. Ottava frase che i narcisisti odiano è sono occupato, ho da fare altro. E questo è un po' collegato alla storia dell'indifferenza, perché lo mandi, come dire, gli dici guarda che quello che fai tu non mi importa, quello che dici tu non me ne frega niente, quello che dici tu è secondario, non mi interessa. È un'altra cosa che veramente i narcisisti tollerano poco. Altra frase, ah, guarda, non ora, adesso non riesco, ne parliamo in un altro momento. Ho un invito a cena, oppure non ora, non questa sera, ho già un invito a cena, cioè compararli in modo fallimentare a qualcun altro. Tu dai la priorità a qualcun altro anziché darla a lui. È un'altra di quelle frasi che i narcisisti odiano, non tollerano, quindi usala spesso e li mandano veramente in tilt. E poi l'ultima, la decima, è una semplice frase composta da una sola sillaba che è no. Di no al narcisista, e più no gli dici, più lo mandi completamente in KO, in tilt. Provare per credere. Nel frattempo, iscriviti al canale, metti un like, condividilo con i tuoi amici e ovviamente attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche su Instagram, Massimo Tramaschi Ufficiale, su TikTok e ovviamente sul canale puoi fare donazioni o ti puoi abbonare.